Ora si Questo secondo. registrerà la conferenza. Sì, abbiamo avviato la registrazione e questo Joe Break sarà disponibile anche su YouTube nella playlist dedicata nel canale YouTube di GTR. E niente, quindi vi do il benvenuto a questo incontro abbastanza libero in cui parliamo un po' delle nostre esperienze e mi presento brevemente per chi non mi conoscesse. Sono in GTR da meno di un anno e il catasto strada è stato il primo lavoro, diciamo, su cui sono stata, diciamo, collocata e quindi oggi vi parlo un po' dell'esperienza mia, ma anche di GTR, che diciamo, inizia qualche anno prima di me. E niente, speriamo vi possa essere di vostro interesse. Iniziamo quindi con una breve panoramica di quello che di cui andremo a parlare. Quindi parleremo un attimo di che cos'è un catasto strade e quali funzioni svolge, e vi presenterò poi brevemente la soluzione proposta da GTR per soddisfare appunto le necessità che il catasto strade. Buongiorno, scusatevi. Vi muto giusto per non creare confusione. E quindi dicevo, dopo una prima panoramica su che cos'è un catasto strade in generale, parleremo della proposta di GTR e daremo poi spazio agli utenti che sono oggi presenti, che vi ringrazio, che sono Massimo Rivetti per la provincia di Novara e le due colleghe Valeria e Francesca, di cui mi scuso, non ricordo il cognome in questo momento, e per la provincia di Piacenza. E infine ci sarà un breve spazio per una discussione, aperta. Scusate, sto litigando con le slide. E quindi che cos'è un catasto strade? È di fatto un database che costituisce l'inventario di tutte le strade ad uso pubblico ed è stata istituita per legge nel 2001 l'obbligatorietà per tutti gli enti gestori di strade di redigerne e curarne l'informatizzazione. In concreto, però, in che cosa consiste? È uno strumento per raccogliere dati e renderne possibile la consultazione, l'aggiornamento e diciamo, il continuo miglioramento e dati che descrivono la rete stradale e tutte le sue pertinenze, quindi tutte le strutture che sono interessanti per la gestione della viabilità o comunque che hanno un qualche interesse nella gestione appunto della rete viaria, che vanno dal palo della luce alla siepe, al segnale stradale, al ponte. Quindi le caratteristiche principali di un catasto strade è obbligatorio per legge, sì, ed è obbligatorio per tutti gli enti gestori a più livelli, dal comune fino alla, diciamo, direi fino ad ANAS, quindi anche enti privati, e però allo stesso tempo diciamo, spesso è un'opportunità per conoscere e soprattutto per gestire l'infrastruttura di propria pertinenza diciamo, con uno strumento che sia in grado di dare una visione particolare, allo stesso tempo generale, di quello che accade sulle strade. E
Gitter in questo frangente ha iniziato a sviluppare una propria soluzione nel 2018 su commissione della provincia di Piacenza e tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 si è arrivata all'attivazione del catasto, quindi alla pubblicazione online. Nel 2020, direi a giugno 2020, è iniziato anche il lavoro per l'implementazione del catasto strade della provincia di Novara e a dicembre, lo scorso dicembre, è stato presentato ai capocantonieri in una riunione dedicata ed è, diciamo, ad oggi operativo, anche se non diciamo, visibile. Attualmente l'unica versione diciamo, consultabile pubblicamente, anche se non è del tutto vero, è il catasto strade la versione pubblica del catasto strade della provincia di Piacenza, mentre per quanto riguarda la provincia di Novara è in corso la revisione dei codici strada, per cui siamo in una fase intermedia in cui ancora non è disponibile una versione pubblica. Diciamo, brevemente, diciamo, faccio una panoramica dello strumento, che è uno strumento GIS Web GIS, cioè uno strumento, questo, quello che stiamo guardando è un Web GIS che abbiamo sviluppato interamente con software open source. E quindi, alla base di questo applicativo c'è un database Postgre con la sua integrazione spaziale PostGIS, mentre lato web ciò che gestisce appunto la pubblicazione è l'ItSMAP Web Client. QGIS costituisce il raccordo tra queste due componenti e permette quindi di interagire con il database e con la pubblicazione dal web, grazie anche al plugin dedicato di Leadsmap, che appunto consente di configurare diciamo, la pubblicazione dei contenuti, il tipo di contenuti che vengono pubblicati, la vestizione, eccetera. Andando a guardare più nel dettaglio queste tre componenti, brevemente vi racconto le fasi del lavoro per la progettazione del GIA Database. Sono partiti dall'esistente, perché in entrambi i casi, sia con la provincia di Novara che con la provincia di Piacenza, siamo partiti da un database preesistente che diciamo, per vari motivi era diventato, diciamo, non era più utilizzato e necessitava quindi di una revisione, e anche di una riorganizzazione. Quindi la migrazione dei dati è avvenuta attraverso una rimodellazione dello schema logico del database, e nel caso della provincia di Novara, c'è stata anche una fase di correzione della componente geometrica degli elementi stradali, che sono appunto gli elementi alla base del catasto strade. Qui a destra possiamo vedere, diciamo, la struttura di massima del catasto strade, diciamo, che abbiamo impostato in entrambi i casi, che è costituito da quattro schemi principali, che sono appunto lo schema delle geometrie, in cui ci sono gli elementi base diciamo, di un catasto di secondo livello, che sono appunto gli elementi stradali, le giunzioni e le route, le quali corrispondono, diciamo, alle strade provinciali nella loro interezza.
Ci sono poi due schemi divisi per tipologia di geometria, quindi eventi puntuali e eventi lineari, che contengono tutte le pertinenze e i servizi, tutto ciò che è di interesse per la gestione della rete stradale, dalla segnaletica verticale ai ponti a appunto tutto quello che diciamo, vi avevo anticipato già prima. C'è poi uno schema normativa in cui abbiamo riversato tutte le, diciamo, le decodifiche che riferiscono a tutti i campi, diciamo, codificati all'interno delle singole tabelle. Questa, diciamo, struttura di massima sono agganciati una serie di trigger, cioè di funzioni che permettono in modo automatico di agevolare le procedure di inserimento, aggiornamento e direi anche di dismissione degli eventi. Per cui, ad esempio, è possibile inserire un evento, sia puntuale che lineare, secondo due modalità. È possibile, ad esempio, disegnare la geometria, sulla mappa, oppure, fornire le progressive. E le progressive amministrative che identificano quindi, che danno l'indicazione chilometrica di dove si trova l'evento su una specifica strada e il codice strada, in questa seconda modalità la geometria viene creata in automatico attraverso, diciamo, delle funzioni dedicate. Altre funzionalità riguardano invece, ad esempio, l'aggiornamento dei codici strada oppure la cessione di una strada ad un altro ente, per cui conserviamo traccia della strada, ma magari non la rendiamo più visibile e diciamo, quest'operazione viene resa possibile semplicemente attivando un flag o inserendo una data. E l'elemento, diciamo, un po' cardine, no, di questa struttura è poi il progetto QGIS, perché ovviamente permette di integrare i dati del database da una parte, di farne la gestione e quindi definire tutti i widget ad hoc per ogni singolo campo e quindi controllare ciò che viene pubblicato sul web. Quindi nello stesso ambiente di lavoro vengono condensate molteplici funzionalità che a nostro avviso rendono lo strumento, diciamo, in un certo senso più maneggevole rispetto ad avere diverse applicativi, no? con cui interagire con le varie componenti, e per cui è possibile da una parte gestire direttamente i dati sul GeoDB, per cui è possibile, ad esempio, creare viste grazie al database manager integrato direttamente in QGIS. È possibile già all'interno dell'ambiente di lavoro definire delle viste o anche creare ulteriori tabelle e modificarle, ovviamente. Allo stesso tempo si possono personalizzare e diciamo, aggiornare i contenuti che vengono pubblicati sul web a seconda delle necessità, accendendo o spegnendo il layer oppure andando a modificare le funzionalità per specifici gruppi di utenti, per cui c'è un gruppo di utenti che ha funzionalità di editing, mentre altri gruppi di utenti hanno solo funzionalità di visualizzazione. E allo stesso tempo, diciamo, noi proponiamo una modalità di lavoro per cui è possibile predisporre anche dei progetti tematici, diciamo,
più maneggevoli, più con delle funzionalità diciamo, più limitate rispetto al progetto, più che limitate, più contenute, no? Rispetto al progetto del catasto strade, che contiene comunque decine di layer che per diciamo, uno scopo specifico, quale può essere l'aggiornamento della segnaletica verticale, no? Per fare l'esempio di quello che stanno facendo nella provincia di Novara in questi mesi, è quindi possibile concentrarsi su un unico aspetto creando un progetto, quello che diciamo volgarmente chiamo un progetto figlio, per cui è possibile appunto avere un progetto tematico che eredita dal catasto strade tutte le sue caratteristiche, quindi è configurabile, è già configurato, non c'è la necessità di replicare le configurazioni dello stile, degli eventuali filtri, ed è possibile quindi concentrarsi su un aspetto specifico. L'ultimo elemento di questo terzetto è il WebGIS, che appunto permette la pubblicazione, la consultazione sul web dei dati configurati attraverso il progetto QGIS, sia in forma pubblica che in forma privata. Dicevamo prima, per la provincia di Novara non è disponibile attualmente non ancora, diciamo, una versione pubblica del catasto, perché è in fase di revisione una parte dei dati, insomma, sul progetto privato. Ovviamente entrambi i progetti, la forma pubblica e la forma privata, hanno funzionalità diverse, diciamo, e in modalità privata sono disponibili anche funzionalità di editing, che a nostro avviso sono in certo senso semplificate rispetto a quello che è possibile fare nell'ambiente desktop di QGIS, e che quindi offre il vantaggio di fornire ad un operatore che magari non è esperto di sistemi informativi, come può essere un capocantoniere, perché non ha magari la formazione specifica, e quindi rende lo strumento, diciamo, accessibile senza una particolare formazione, diciamo, in sistemi informativi. Un altro vantaggio è quello che il catasto strade può essere, o comunque questo tipo di progetto può essere utilizzato anche per attività sul campo. Grazie alla possibilità appunto di accedere in maniera molto semplice da mobile, quindi smartphone o anche tablet, e soprattutto di caricare dati e soprattutto fotografie direttamente dal campo, rendendo così diciamo, l'attività sul campo direttamente attiva, cioè direttamente, scusate, manca la parola, comunque direttamente integrata, l'attività sul campo va ad integrare direttamente il database. A questo punto, diciamo, lascerei un attimo la parola agli utenti, e quindi semplicemente in ordine di diciamo, storico, diciamo, di temporale, no? Perché vi raccontavo prima, il lavoro con la provincia di Piacenza è iniziato diciamo, nel 2018, e vi chiederei liberamente di raccontarci qualcosa sulla vostra esperienza. Vedo già
Valeria della provincia di Piacenza attivata e quindi ti cedo la parola. Bene, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, se volete condivido lo schermo così magari diamo un'occhiata al lavoro che è stato fatto da GITER, nel senso che noi abbiamo sviluppato, siamo partiti dal catasto strade, dopodiché abbiamo sviluppato diversi progetti perché i dati che noi avevamo a disposizione erano dati vecchi, dati del 2003, gli ultimi, qualcuno anche del 2008, per cui avevano bisogno sicuramente di una modalità di esportazione di questi dati per importarli nel nuovo catasto e poi piano piano hanno bisogno di un aggiornamento e i progetti, tra virgolette, figlio, come li ha definiti Rossella, nascono proprio dall'esigenza di aggiornare tutti i vari elementi che compongono il catasto strade. Allora, se ci riesco, vorrei condividere lo schermo con voi. Allora, così, ditemi se lo vedete. Sì. Ok, benissimo. Allora, come diceva Rossella, questa è l'interfaccia grafica, la pagina web del nostro catasto strade. È un progetto pubblico, anche se non l'abbiamo ancora reso ufficiale, pubblico sul sito web, appunto perché ci sono ancora degli elementi che hanno bisogno di aggiornamento. Vabbè, la prima esigenza è stata quella di riportare tutti i tratti stradali con le nuove denominazioni, i nuovi tratti di strada che nel frattempo sono stati modificati, aggiornati, costruiti, quindi tutto il database che riguarda i tracciati stradali. Dopodiché si può vedere, agendo sulle scale di visualizzazione, quindi usando una scala più grande, come si attivano i vari elementi del grafico stradale. In questo caso si attivano gli eventi lineari, ardinelli, banchine, canali, fiumi, eccetera, avvicinandoci ulteriormente si attivano anche gli eventi puntuali. Una cosa molto importante è stata riportata, ma su cui dobbiamo ancora lavorare, sono le progressive stradali. Il problema è legato alle progressive amministrative piuttosto che alle amministrative geometriche. Noi avevamo una serie di strade che c'erano state trasferite dall'ANAS, che amministrativamente avevano determinate progressive, ma queste progressive non si parlavano e non si parlano tuttora molto spesso con le lunghezze effettive dei tratti stradali, le lunghezze geometriche, quindi quelle disegnate, e non si parlano molto spesso nemmeno con i CP chilometrici che sono posizionati lungo le nostre strade. Per cui il progetto grosso che dovrebbe partire a breve, anche con la collaborazione dei nostri capi cantonieri e con i cantonieri, sarà proprio quello di eliminare tutte queste disuguaglianze che ci sono nella parte delle progressive, perché da lì parte tutto il progetto, parte tutto il lavoro, nel senso che noi abbiamo deciso di classificare gli elementi stradali secondo la chilometrica, proprio per dare un'univocità all'elemento. Un esempio su tutti che vi faccio e che è uno dei primi temi a cui abbiamo messo mano, riguarda i ponti e i viadotti. I ponti e i viadotti li abbiamo, diciamo, esaminati per primo perché erano quelli, per cui ci serviva avere una sorta di elenco completo di tutti i manufatti presenti sulla nostra rete viaria. Per cui, partendo dai dati del catasto strade vecchio, c'è stato tutto un sistema di aggiornamento proprio sul campo in cui si sono rilevati tutti i manufatti presenti e gli si è data una denominazione univoca. In questo caso, per esempio, siamo sulla SP10R.
E il ponte ha come denominazione ufficiale SP10R chilometro 176 più 030, che è la chilometrica, come potete vedere qua, amministrativa. Qua sono identificate le chilometriche ed è univocamente determinato in questo modo. In più sono stati inseriti, vabbè, degli ulteriori dati. Questa qua è la denominazione convenzionale, è legato all'ARS, quindi ai trasporti eccezionali. E poi le varie informazioni che avevamo, ma che piano piano andranno a popolare questi campi, nel senso che noi avevamo a disposizione solamente determinati dati. Non di tutti i ponti e non tutti gli elementi sono stati rilevati. Questo è un lavoro di censimento che stiamo facendo anche con l'ufficio viabilità e con una parte dedicata dell'ufficio viabilità che si occupa proprio del rilievo dei ponti, e man mano andrà a popolare questi elementi. In più cioè, è stato creato un collegamento direttamente con SharePoint, che è un nostro, scusate che non riesco ad accedere, comunque vabbè, in questo caso non riesco ad accedere, comunque da SharePoint si possono vedere le cartelle con salvati tutti gli elementi che riguardano questi ponti, quindi le fotografie, le varie schede di rilievo e di aggiornamento che andiamo a fare, tutto quello che noi abbiamo, tutta la documentazione che noi abbiamo e che produciamo sui vari manufatti viene salvata in questa cartella di SharePoint e in questo modo è facilmente consultabile. In questo momento è facilmente consultabile dagli utenti del servizio viabilità, a cui interessa questo lavoro e che lavorano su questi manufatti e a cui interessano questi dati. Poi altri elementi che vorremmo aggiornare con la formazione sempre dei nostri cantonieri, vabbè, sono tutti qua, tutti quanti, tutti i vari elementi, quindi tombini. In particolar modo noi adesso ci volevamo dedicare anche alle barriere di sicurezza, le opere di sostegno, le barriere paramassi. Diciamo che il lavoro è stato molto importante perché ci ha dato la possibilità di avere uno strumento facilmente utilizzabile anche da chi non è esperto di GIS, perché i passaggi da fare anche per l'inserimento, per la modifica degli elementi sono veramente banali, e ci ha dato la possibilità di avere una base di riferimento per partire con l'aggiornamento di tutti i dati, per arrivare a una certa data in cui potremo rendere pubblico questo lavoro e anche all'utenza esterna dare tutta una serie di informazioni che ad oggi ovviamente non hanno, ma sono comunque importanti. Importanti sicuramente per noi perché si ha sott'occhio tutta la nostra situazione stradale, delle nostre strade, ma anche per chi volesse consultare eventualmente dei particolari elementi stradali. È stato studiato con una serie di funzionalità molto pratiche, sia per quanto riguarda la localizzazione, è stato inserito lo Street View, perché quando si lavora sulle strade molto spesso si hanno dei riferimenti visivi, per cui anche lo Street View può aiutare per indicare la posizione di un certo elemento. Sono dati comunque tutti che scaricabili in shapefile piuttosto che in tabelle di Excel, GeoJohnson, eccetera. Sono dati consultabili a livello tabellare, per cui noi siamo molto soddisfatti speriamo di andare avanti con questa modalità, sempre con la collaborazione di GITER. Non so se ho detto tutto, se sono stata esaustiva, io mi potrei anche scollegare, ok? Ditemi voi se devo dire qualcos'altro, se vi interessa qualcos'altro in particolare, magari non lo so, i progetti a cui stiamo lavorando, non lo so, ditemi voi.
Grazie Valeria per la presentazione. Non so se vuoi aggiungere ancora due parole sul progetto Transitabilità, che Ah, mi ok. sembra stiate Allora utilizzando veramente ricondivido tanto. lo schermo. Il progetto Transitabilità è un progetto invece che è stato pubblicato, giustamente Rossella ha fatto un'osservazione corretta. È stato pubblicato sulla pagina della provincia di Piacenza, all'interno delle interruzioni stradali, ed è una mappa della nostra provincia in cui sono individuati tutte le varie limitazioni al transito sulle nostre strade provinciali. Ha una veste grafica, ma anche una parte di consultazione, perché nel momento in cui si clicca sul segnale di limitazione si apre un pop-up con l'indicazione della tipologia della strada, innanzitutto della tipologia di limitazione, la data in cui è attiva la limitazione, le eventuali fasce orarie e le eventuali giornate. Ed è consultabile il provvedimento di, in questo caso è una determina di interruzione della limitazione. Una funzionalità in più che è stata aggiunta, come in questo caso, avvicinandosi alla strada, si può vedere, si dovrebbe attivare il pop-up questa è una cosa esatta che ha sistemato Roberto ieri sera, il pop-up esecutiva dal 22, vale a dire questa limitazione sarà attiva, come si può vedere dalla descrizione, dal 22 di febbraio, in questo caso dal 22 al 23, però ad oggi non è ancora esecutiva. Questo è uno strumento molto utile per avere una visione globale, perché molto spesso la gente, quando va a consultare, la gente come anche gli utenti esterni, che possono essere gli operatori del 118 o gli operatori dei vigili del fuoco, del soccorso, quando vanno a visualizzare le nostre interruzioni stradali, non sanno esattamente dove si trovano perché vengono identificate attraverso una chilometrica stradale e molto spesso, anzi quasi sempre, l'utenza non conosce le chilometriche delle nostre strade. In questo modo, invece, avendo riferimento alla cartografia e quindi alla mappa della strada, si possono vedere i riferimenti innanzitutto dei centri abitati e sempre con lo Street View, che è stato aggiunto anche in questo progetto, può essere visualizzata l'esatta localizzazione della interruzione stradale. Questo è un progetto molto utile su cui la nostra amministrazione ha puntato parecchio, è stato pubblicato di recente, è stato pubblicato lo scorso mese, il 24 di gennaio, però effettivamente ha riscosso molto successo, tant'è che non vi nego che ieri sono stata contattata dal comando dei Vigili del Fuoco, i quali ci chiedevano se era possibile, era una cosa di cui dovremmo parlare poi con Roberto e Rossella, accedere ai dati per implementare il loro database. Ovviamente sono dati che sono in continuo aggiornamento perché le interruzioni stradali vengono inserite quasi quotidianamente, ma decadono anche quasi quotidianamente, a parte le interruzioni permanenti. Sì, permanenti, per cui è una cosa che ha destato molto successo. Ok? Ho detto Grazie tutto? mille. Ok? Bene, allora interrompo la condivisione. Perfetto, grazie. A voi. Bene, quindi prima di procedere a una discussione più libera, chiederei a Massimo Rivetti se ha piacere di condividere con noi la sua esperienza. Sì, buongiorno, io mi chiamo Massimo Rivetti, lavoro in provincia di Novara, siamo l'ufficio viabilità. Beh, io ho pochissimo altro da aggiungere, perché il nostro catasto strade, vedo adesso, è molto simile al catasto strade della provincia di Piacenza, e i colleghi di Piacenza ho visto che hanno spiegato bene tutto, tutte le loro caratteristiche, quindi anche il nostro è simile, è così, è identico. L'unica cosa che non è aperto, al momento abbiamo deciso di non aprirlo all'esterno, è una scelta nostra.
Quello che posso dire, perché noi abbiamo scelto questo catasto strade? Noi avevamo un vecchio catasto strade che era legato alla vecchia concezione, cioè era legato a un server, c'erano alcuni computer collegati, però non era fruibile da tutti i colleghi. La scelta di passare a questo catasto strade è stata proprio quella di avere un catasto strade su web. Per cui adesso, in questo momento, tutti i nostri colleghi possono accedere a Catasto Strade, hanno le loro password, hanno i loro livelli, c'è chi può leggere, c'è chi può scrivere, c'è chi può fare determinate operazioni, quindi sotto questo aspetto va benissimo e siamo alle prime esperienze, dobbiamo ancora inserire moltissimi dati. Quello su cui su noi ci siamo focalizzati soprattutto in questi giorni è segnaletica verticale e i ponti. Quindi ci stiamo lavorando, vedo che problemi non ce ne sono, quindi siamo molto contenti di questo software. E stiamo chiedendo a GITER tante altre cose perché GITER ci sta proponendo nuove potenzialità e tutte cose molto interessanti e cui noi siamo attenti, per cui nel futuro collaboreremo ancora con GITER perché ci sono ancora tante cose, soprattutto riguardo alle concessioni che volevamo sviluppare, che in parte abbiamo già commissionato, insomma. Niente, io altre cose da dire non ne ho. Ripeto, siamo ancora alla prima, agli inizi perché ci è appena stato consegnato, però devo dire che al momento funziona come volevamo, ecco. Bene, grazie Massimo. E, niente, sì, aggiungo ancora una cosa rispetto a quanto detto da Valeria e da Massimo. Sì, in questa fase in effetti stiamo ricevendo appunto delle richieste di integrazione che ci fanno molto piacere, per cui sia con Piacenza che con Novara stiamo iniziando a sviluppare delle integrazioni sulle concessioni in particolare, per cui integreremo, diciamo, il catasto di ulteriori funzionalità legate appunto alla creazione e all'aggiornamento della parte di database relativa alla concessione, quindi accessi stradali e pubblicità, interferenze. E la cosa, diciamo, che più che altro vorrei sottolineare è che non è solo l'accesso al database che va ad essere, diciamo, toccato, ma quello che cercheremo di fare, diciamo più con Novara che con Piacenza, forse per ragioni varie, è di creare un applicativo, un sistema che sia integrato rispetto alle modalità di lavoro, per cui insieme ad un'altra azienda, per Novara ad esempio, stiamo sviluppando anche un sistema di istanze per cui il cittadino potrà direttamente inserire i propri dati nei moduli richiesti per soddisfare la richiesta e aprire il procedimento amministrativo relativo appunto alla richiesta di attivazione di appunto un accesso, una concessione, cioè quello di cui bisogna, e questi dati stessi vengono riversati più o meno direttamente all'interno del catasto, e quindi proprio sul catasto o comunque attraverso un progetto dedicato, che però è comunque integrato in questo ambiente che vi abbiamo descritto, sarà possibile appunto sviluppare, diciamo, le varie fasi della procedura e quindi andare a monitorare l'andamento della stessa e senza, diciamo, dover replicare
le attività da fare, ma appunto modificando leggermente le modalità di lavoro per appunto far confluire i dati all'interno di un sistema appunto che è in grado di gestirlo. E niente, non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, riflessioni, dubbi, perplessità o altro, potrebbe essere insomma, interessante diciamo, sentire anche altre esperienze con altri, insomma, o quello che ritenete più opportuno. E niente, sembra che diciamo, se diciamo, nessuno vuole aggiungere niente, non so se Roberto voleva un attimo aggiungere qualcosa rispetto a quanto è stato detto, se insomma, abbiamo lasciato qualcosa indietro, possiamo aggiungere qualche altra cosa. No, non hai lasciato, cioè non avete lasciato tra tutte e tre, direi, avete detto dal punto di vista tecnico, avete detto tutto, quindi mentre parlava Valeria Toscani di Piacenza, mi è venuto in mente, tanto prendo tempo e se qualcuno, anche per sollecitare appunto se avete delle domande, delle curiosità, aprite pure il microfono e intervenite anche gli altri, intendo. E quando parlava dello strumento web e della differenza tra strumento web e GIS, mi è venuto in mente, diciamo a modi di racconto, ma della realtà delle cose, la prima lezione in cui, perché ecco, forse è una cosa che non abbiamo detto, abbiamo dato per scontato. Sia con Piacenza che con Novara abbiamo fatto della formazione su QGIS, che è il software su QGIS e su PostGIS, che sono i software su cui è basato poi Catasto Strade e l'ISMAP anche. E abbiamo fatto in entrambi i casi, mi pare, 5-6 lezioni a Piacenza, 5-6 lezioni, 5-6 giornate intere, diciamo, di formazione a Piacenza e a Novara. E ricordo appunto come in maniera simpatica e anche la prima lezione a Piacenza, in cui forse per un misunderstanding con Davide Marenghi, che è il direttore di Piacenza, sono arrivati una ventina di persone, non mi ricordo, non c'era ancora il Covid, quindi eravamo tutti in una stessa stanza, in tanti, ma il problema non era tanto la pandemia o meno. E il problema è che queste 20 persone, io ho cominciato a parlare di sistemi di riferimento, di differenza fra raster e vettore, insomma, della base dei software GIS, e vedevo le persone completamente perse, completamente anche, insomma, non vorrei usare parole poco adatte alla fascia protetta, insomma, che sicuramente, ecco, mi odiava, cioè, ho colto un parecchio, diciamo, odio nei miei confronti, perché, cioè, ero particolarmente noioso. Poi, diciamo che abbiamo corretto subito il tiro e parlandone appunto con dirigente, con Davide, ma anche con Valeria, Francesca, insomma, con chi si occupa del catasto strade, poi ho spiegato che la formazione sullo strumento GIS, quindi diciamo sul back-end, sugli strumenti che poi sono la base del catasto strade, sarebbe stato meglio farla a un gruppo di persone più ristretto. E poi invece abbiamo organizzato, sia con Piacenza che con Novara, poi una giornata invece dedicata effettivamente ai capi cantonieri, diciamo, a più ampio respiro sullo strumento web. Ora, al di là del racconto della prima giornata, questo per spiegare proprio qual è la differenza fra. Cioè, dietro sicuramente c'è uno strumento che non si può negare, ha anche delle complessità. Cioè, chi deve gestire, quindi nella fattispecie gli uffici del settore di abilità che poi gestiscono Catasto Strade, per quanto noi abbiamo cercato di fargli il lavoro sporco e di semplificare, si sono formati e hanno delle competenze sui software, quindi sulla gestione del database, su QGIS, che non sono, come dire, alla portata di, cioè, che non sono per tutti. Però poi lo scopo del dare uno strumento su web, dare
da un WebGIS è invece dare uno strumento che consenta di non sapere nulla sui sistemi di riferimento, di non sapere nulla sulla base del GIS. Abbiamo anche usato poi per fare un po' di user experience sul progetto della transitabilità, abbiamo usato mariti e mogli vari per chiedergli se aggiungere o togliere un tasto, diciamo, cosa far vedere. E lo strumento web, appunto, il tentativo è quello di farlo il più semplice possibile, e anche appunto per persone che non devono avere delle basi sui sistemi di informativi di nessun tipo, ecco, che devono essere veramente fruitori, quasi come se fosse, diciamo, io dico sempre che l'obiettivo è arrivare a strumenti che si avvicinino a Google Maps, che mio padre e mia madre, che nulla sanno appunto di GIS, usano probabilmente tutti i giorni e sono anche hanno anche una certa età. Tra l'altro vedo che mentre io parlavo sono arrivate un po' di domande, in realtà. Prego, vedo che qualcuno, che Mattia vuole intervenire. Mi taccio, tanto ho solo raccontato delle cose abbastanza inutili. Buongiorno, mi vedete, mi Buongiorno, sentite? ti sentiamo. Buongiorno. Allora, vi ringrazio innanzitutto per l'interessantissimo, cioè questo evento che è molto interessante e anche i precedenti che organizzate. Io sono un libero professionista e come background ho studiato pianificazione territoriale al Politecnico di Milano. Buongiorno per. Attualmente, con la nostra azienda ci occupiamo di lavori pubblici per la fibra ottica, quindi progettazione, gestione cantieri, eccetera. Ero interessato al tema del catasto strade proprio per capire se, se sono previsti anche modalità di aggiornamento e gestione cantieri da questo punto di vista. Quindi se il catasto strade viene utilizzato anche per aggiornamento del manto stradale, ripristini, lavori in corso, eccetera, eccetera. Grazie. Se volete rispondo io sulla base di quello che stiamo facendo attualmente noi. Diciamo che il progetto che vi ho illustrato, quello sulla transitabilità, è proprio legato alle limitazioni, alla viabilità che noi impartiamo, diciamo, attraverso un provvedimento, e queste limitazioni sono legate quasi tutte a cantieri, quindi sia cantieri nostri, cantieri di bitumatura, cantieri di interventi più massivi, ma anche a concessioni e autorizzazioni che rilasciamo agli enti, in questo caso che posano fibre ottiche piuttosto che posano altre tipologie di sottoservizi, ma che chiedono una limitazione della transitabilità sulle strade di nostra competenza, per cui banalmente se deve essere fatto uno scavo per la posa della fibra ottica lungo la nostra strada provinciale, il concessionario ci chiede, no scusi, in questo caso può essere, adesso non so per chi lavorate, comunque Infratel piuttosto che Fastweb eccetera, ci chiede attraverso la concessione la possibilità di eseguire questo scavo, noi facciamo l'ordinanza di limitazione, la pubblichiamo e quella viene pubblicata sul catasto strade. Quindi le nostre limitazioni stradali sono sempre, quasi sempre legate alla cantieristica, sia nostra che di altri gestori. Può essere che ci sia una limitazione per la parzializzazione della sede stradale in seguito a una frana o a un evento eccezionale, alluvionale, eccetera. Ma la maggior parte sono comunque tutte legate alla cantieristica. Spero di aver risposto in modo esaustivo. Sì, grazie. Perché ad esempio mi viene in mente la gestione del verde nel comune di Milano, di
viene fatta proprio in questo modo utilizzando sistemi GIS e le imprese che vanno a, non so, a tagliare l'erba piuttosto che a piantumare nuove essenze o alberi, una volta terminato il lavoro, per poter essere poi anche pagate, devono per forza aggiornare il dato sul database. E ad esempio anche appunto per la gestione appunto l'abitumazione oppure il cambio del manto stradale, si presta molto ad essere integrato nel Sì. sistema Sì, che diciamo che per avete iniziato adesso oggi. noi legate ai nostri lavori, quindi un aggiornamento dello stato dei luoghi, diciamo così, per ora non l'abbiamo ancora pensato. È una cosa sicuramente interessante, anche perché in questo modo si può avere l'aggiornamento praticamente immediato delle opere che sono state fatte in quel tratto Esatto. stradale. Ma si può avere anche lo storico, nel senso che quando si interviene per esempio su un manufatto si può sapere se i dati vengono inseriti e aggiornati quotidianamente, si può sapere l'ultima volta che si è intervenuti, su cosa si è intervenuti, eccetera. Ci vogliamo arrivare, però ci sono tante cose da aggiornare, ci sono tante cose che sono vecchie che vanno aggiornate prima di fare questo tipo di discorso. Sicuramente è una cosa interessante. Per adesso noi non abbiamo ancora pensato a questa ulteriore fase. Grazie mille. Scusatemi, vi devo lasciare perché devo tornare al lavoro. Buona Perfetto. giornata e grazie a tutti. Arrivederci. Grazie. Grazie, diciamo, anche a Valeria per aver risposto. Nel frattempo ci sono stati un po' di problemi audio e quindi grazie per aver colmato un attimo il vuoto. Nel frattempo, insomma, siamo arrivati quasi alla fine, direi. Vi ricondivido lo schermo per semplicemente darvi appuntamento al prossimo appuntamento, che sarà il 3 marzo, sempre alle 8:30 allo stesso link, e sarà possibile, cioè si parlerà di Quiz Italia, che cos'è Quiz Italia, cosa c'è dietro la comunità, o meglio, chi c'è nella comunità che supporta, insomma, lo sviluppo di QGIS e appunto e come entrare a farne parte per contribuire allo sviluppo del software libero. E niente, se non ci sono altre domande o considerazioni, direi che ci diamo appuntamento al 3 marzo con QGIS Italia. Con ospiti d'eccezione. Sì, Con ospiti, ha dimenticato, ci saranno vari, dai. un paio di ospiti. Lasciamo un po' di suspense. Bene, Allora, allora sì, grazie a vi tutti, grazie ringraziamo. ancora. Grazie a voi.